Documento congiunto di CGIL, CISL e UIL in merito all'assegnazione del budget 2015 da parte dell'ASL Salerno per le macrostrutture dell'azienda sanitaria salernitana. I sindacati nel documento indirizzato ai vertici aziendali, tra i quali il direttore generale Antonio Squillante, dopo un confronto in merito con il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Polla, Aristide Tortora, avanzano alcune perplessità in merito ai fondi assegnati per l'anno 2015 per il CURT di Polla. In considerazione, tra le altre cose, della carenza di circa 60 medici e che il rapporto dirigenti posti letto è il più basso dell'ASL Salerno, le organizzazioni sindacali, si legge nella nota, si sarebbero aspettate una rimodulazione del budget 2015 con relativo incremento delle risorse economiche per aumentare le ore di specialistica ambulatoriale presso il nosocomio pollese. Constatando, si legge ancora, che la direzione generale e il comitato budget per l'anno 2015 hanno riproposto per il presidio ospedaliero valdianese le stesse ore e gli stessi importi della specialistica ambulatoriale dell'anno precedente, con ciliegina finale nei confronti della direzione sanitaria dell'ospedale di Polla, punita per aver sforato il budget 2014. CGIL, CISL e UIL esortano quindi la direzione generale ed il comitato budget a voler incrementare le risorse economiche per l'anno 2015 al presidio ospedaliero di Polla, chiedendo inoltre di assicurare le attività critiche sotto il profilo assistenziale e l'emergenza urgenza, incrementando le ore di specialistica ambulatoriale, in quanto unica soluzione al blocco del turnover in Regione Campania. A fronte di un aumento della domanda da parte dell'utenza dell'ASL Salerno di prestazioni assistenziali, si legge ancora nella nota sindacale, la risposta dovrebbe essere un aumento della qualità delle stesse e non un taglio ed un impoverimento dei servizi offerti ai cittadini. Sotto la lente di ingrandimento dei sindacati, gli investimenti per il rinnovo delle apparecchiature del presidio ospedaliero di Polla. Sono rimasti un sogno, si legge ancora, il litotritore, il laser a decimeri, l'acquisto di nuove colonne tecnologicamente avanzate per quanto riguarda la colonoscopia e la gastroscopia, ed anche la necessità di un moderno laparoscopio, vista la mole notevole dell'attività chirurgica che utilizza questa metodica. Infine, viene chiesta l'attivazione e compostazione dello screening oncologico, in considerazione del fatto che la popolazione del territorio, anche per le disagiate condizioni di viabilità, deve avere la possibilità di potersi curare in loco. La sanità, conclude il documento sindacale, non può essere gestita indirizzando gli obiettivi dell'azienda sanitaria solo ed esclusivamente al bilancio economico, bensì deve tener conto del contesto socio-economico, ambientale e delle patologie prevalenti di questo territorio. I cittadini non devono essere penalizzati o non potersi curare per mancanza di soldi. Intanto, dal fronte regionale, il governatore campano Stefano Caldoro parla di diffida al Ministero dell'Economia e va all'attacco. Il governo deve cambiare strategia, la situazione non è più sostenibile, con meno risorse e meno personale non si può dare migliore sanità. Adesso, sottolinea il presidente della giunta regionale, bisogna intervenire sul personale, non hanno più senso regole ottuse che da anni danneggiano la nostra sanità. Noi siamo pronti ad assumere giovani medici ed infermieri.